Purtroppo sì, senza che le cose, come si sa, il risultato non è andato come speravamo, volevamo dare continuità, però purtroppo è andata così. Vabbè, diciamo che dobbiamo già comunque resettare e pensare alla prossima, cioè prendere diciamo quei pochi spunti positivi che sono stati di questa partita e cercare di correggere quelli assolutamente negativi per la prossima. Tra i negativi c'è una tenuta difensiva che sembrava essersi messa bene, invece 5 gol nelle ultime due partite, invece ci ricordi un po' gli spunti positivi, perché noi facciamo fatica? Guarda, l'unica, gli spunti positivi secondo me sono stati l'unica che, tra virgolette, secondo me secondo tempo comunque siamo entrati con quella voglia comunque di cercare di almeno riagganciare il risultato, quindi dal punto di vista casomai dello spirito, sai come quando la partita si mette male è difficile, non è molto facile prendere e potersi rimettersi in carreggiata, però il nostro intento era quello lì e niente, come ho detto, l'unica è pensare alla prossima. Quindi ti riporto, perché io sto ascoltando, i tifosi sono metà inviperiti e metà preoccupati. Cioè noi, come ho detto, dobbiamo solamente pensare a, come ho detto, caricare le batterie, perché non c'è tempo di demoralizzarsi. Il campionato è entrato nel fiorfiore del suo corso e non abbiamo proprio tempo di pensare negativo, ma essere solamente fiduciosi, lavorare per cercare di migliorarci. Questo è l'unico obiettivo. Questo è un tema interessante, perché di solito si dice bisogna dare ancora un po' di tempo perché bisogna integrare i nuovi, cioè tu invece ci stai dicendo che tempo non ce n'è più. No, ma fin dalla prima giornata secondo me bisogna comunque prendersi e mettere lì, stare sul pezzo. Come ho detto, le cose purtroppo oggi non sono andate bene, dobbiamo ritornare a fare quello che casomai abbiamo fatto settimana scorsa, che oggi ci è mancato, tornare subito con quello spirito che naturalmente oggi ci è mancato per poter, come ho detto, rimetterci nella carreggiata giusta assolutamente. Si può lanciare quindi un messaggio di grinta, di determinazione ai tifosi che, ripeto, sono molto preoccupati? Io, come ho detto, cioè, da parte nostra l'importante è, cioè, anzi, noi non vogliamo mollare, non molleremo mai, non è nel DNA dell'Avellino, quindi figuriamoci, cioè, non molleremo mai assolutamente. Grazie. Posso farti una domanda su che Perugia hai visto? Che squadra hai visto? Ma sicuramente oggi hanno fatto un'ottima partita e purtroppo le cose sono andate male per noi. E hanno fatto un ottimo risultato anche settimana scorsa, come abbiamo visto a Frosinone, una squadra che comunque ambiva in Serie A l'anno scorso. Siete andati sotto, quindi di rimonta avete diciamo ribaltato la partita, quindi sapevamo di incontrare una squadra col morale alle stelle. E niente, io devo pensare comunque a noi, ci mancherebbe altro, e niente, vedremo un attimo. Ardemagni vi aveva raccontato qualcosa di questa piazza? Vabbè, si sa che è una piazza comunque caldissima, in Perugia c'è una storia importantissima come tutti sappiamo, quindi sapevamo di arrivare qua e non solo trovare una squadra comunque, come ho detto, carica da risultato, ma anche un ambiente, una tifoseria che la sua storia parla da sé comunque. Grazie, buonasera.